Quando non c'è la buona politica in campo succede quello che sta avvenendo in questi giorni. Ma se vuole in quello che diceva prima Ermete Realacci, nella telefonata di Veltroni a Berlusconi, ma soprattutto nel discorso iniziale quando si è insediato il governo. Governo, quando si è insediato ci fu un'apertura dello stesso Presidente del Consiglio Berlusconi con un invito anche plateale e plastico in aula, perché questo doveva essere nelle intenzioni di tutti una legislatura costituente, doveva essere la legislatura delle grandi riforme e quella avrebbe compiuto la parabola, il ventennio in qualche modo berlusconiano. In maniera compiuta. E invece poi che è successo? Il problema è che il governo è partito benissimo, ha avuto esperienze e ministri, per carità, forse che non hanno avuto uguali nella storia repubblicana, almeno di quella che ricordo io in alcuni periodi, però paradossalmente proprio la nascita del PDL ha semplificato talmente in maniera eccessiva la politica che ha reso Berlusconi un uomo solo al comando e ha prodotto un problema di sfaldamento in una compagine che aveva le premesse per governare per i prossimi 20 anni. E poi c'è la riforma elettorale. Volevamo con voi arrivare a questo punto. Seguiamo insieme questo.